presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, ha emesso una nuova ordinanza al fine di limitare le occasioni di diffusione del coronavirus. Tra i provvedimenti presi vi sono la chiusura domenicale dei centri commerciali, nonché di tutte le attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare, tranne farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio, il divieto dell'esercizio domenicale di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche, sospese tutte le gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, la limitazione a 30 presenti, distanziati in forma statica per le cerimonie a carattere istituzionale non rinviabili organizzate da pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere attività realizzate da associazioni e circoli culturali e similari all'aperto e al chiuso. L'ordinanza avrà valore fino al 14 novembre prossimo. Nuovo record di casi giornalieri di Covid in Umbria, 447 contro i 407 di ieri, più 9,8%, 6.307 dall'inizio della pandemia, secondo l'aggiornamento riportato dal sito internet della regione. Con i morti che toccano quota 100, 3 nell'ultimo giorno, passano da 193 a 204 i ricoveri ordinari, mentre scendono da 22 a 21 i pazienti in terapia intensiva. Certificati altri 84 guariti, 2.572 totali, con gli attualmente positivi in crescita dell'11% e ora 3.635. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 3.595 tamponi, 269.993 dall'inizio della pandemia. Incidente stradale sulla E45 è accaduto nella serata di venerdì all'altezza di Promano, uscita di Città di Castello in direzione nord. Come si vede dalle immagini girate da Andrea Cordiano, una Jeep si è ribaltata sulla corsia di marcia per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e tre ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. 16 piante di canapa indiana per un peso complessivo di 940 grammi sono state scoperte dai carabinieri di Terni in un capanno per il rimessaggio di attrezzi di un terreno di Arrone. Denunciato per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti, un ternano di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, figlio del proprietario del terreno, individuato al termine di mirate attività di indagine. Oltre alle piante di circa 50 cm di altezza, in fase di essiccazione, i militari hanno scoperto a casa del giovane anche ulteriori 4 grammi di hashish e diverso materiale per la pesatura e il confezionamento degli stupefacenti. Tutto il materiale è stato sequestrato. Scatta a Terni, da venerdì sera il piano di controllo deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico presieduto dal prefetto e adottato con ordinanza del questore. Raddoppiate le risorse in campo di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Nel mirino, uso della mascherina ormai obbligatoria all'esterno ed assembramenti in luoghi pubblici. I rigorosi controlli sono dettati dall'esigenza non più derogabile di sostenere le strutture sanitarie che si trovano a fronteggiare una situazione emergenziale. Intanto tornano le prime multe adottate dalla Polizia di Stato per il mancato uso della mascherina. Lunedì, un primo incontro convocato dal prefetto per una verifica della situazione generale. Udienza preliminare del processo Concorsopoli questa mattina nella sala congressi dei Capitini di Perugia. Giampiero Bocci, ex segretario del PD Umbro, difeso dall'avvocato David Brunelli, ha risposto alle domande dei PM Paolo Abritti e Mario Formisano. Bocci deve rispondere del reato di associazione per delinquere per i reati contro la pubblica amministrazione. Per i magistrati, gli ex vertici dell'azienda ospedaliera di Perugia invece avrebbero avuto il ruolo di esecutori e partecipi. Con Catiuscia Marini, totale ostilità politica, è quanto ha dichiarato l'ex segretario ai PM. Il GUP Angela Avila ha deciso per l'utilizzabilità delle intercettazioni, tranne quelle relative alle contestazioni di abuso d'ufficio. Gli imputati al momento sono 38, dopo che la posizione dell'ex presidente della regione Umbria, Catiuscia Marini, è stata stralciata nella prima udienza. Questa mattina, per chi si è trovato a passare da Piazza Grimana a Perugia, il fatto che il grande portone di Palazzo Gallenga, sede dell'Università per Stranieri, fosse chiuso, ha suscitato più di una maliziosa curiosità. Anche ovvio, dopo i noti fatti che hanno visto protagonista, suo malgrado, il celebre calciatore Suarez. Abbiamo cercato di capire come mai ci fossero le porte chiuse nella meravigliosa ex residenza degli Antinori. In realtà niente di misterioso, di collegabile con la nota vicenda, ma semplicemente perché per l'intero immobile oggi e domani è stata programmata, come riferisce l'ufficio stampa, una profonda opera di sanificazione. Il laghetto verde di Pian di Massiano è stato inaugurato dal sindaco di Perugia Andrea Romizzi e dall'assessore ai lavori pubblici Otello Numerini.
Il piccolo invaso è stato fatto oggetto di un intervento di riqualificazione che lo ha interessato a partire dal maggio 2019. I lavori, per un importo complessivo di spesa pari a 77.000 euro, hanno riguardato la sistemazione delle sponde erose lungo un tratto di 80 metri, l'innalzamento della soglia di sfioro dell'acqua per aumentare la capacità di invaso del laghetto e ridurre le crisi idriche estive, la rimozione della parte di recinzione in ferro e la sua sostituzione con una nuova rete metallica e con fondazione a cordolo in cemento armato di collegamento tra palo e palo sul lato della strada del perimetro del laghetto stesso. Otello Numerini. Questo era un intervento atteso, come sapete, da tantissimo tempo, dalla cittadinanza, dalle associazioni, e quindi noi siamo intervenuti andando a riqualificare, come lei ha giustamente detto, il laghetto. La situazione preesistente vedeva le sponde particolarmente ammalorate e pericolose, quindi bisognava su di esse intervenire, la presenza di alberi oramai vecchi che rischiavano di cadere e la recinzione particolarmente rovinata. Quindi si è intervenuti innanzitutto rifacendo una ottantina di metri lineari di sponda con delle scogliere di contenimento. Sono state abbattute 31 alberature, ma sostituite con un numero uguale, per di più aggiunti dei cespugli, e è stato rifatto tutto il camminamento esterno, la rete di protezione, e quindi si è ridato, posso dire, si è ridata vita a questo laghetto, che rappresenta un punto importante, ecco, per gli animali certamente, ma anche per la città, perché non dimentichiamo che esso è spesso anche meta di visita da parte delle studentesse che vengono qui proprio a visitare il laghetto e tutta l'area verde circostante. L'Istituto Serafico di Assisi amplia la propria offerta servizi. È stato inaugurato il nuovo poliambulatorio specialistico pensato e organizzato a misura delle persone con disabilità. La struttura è dotata di ambienti accoglienti, accessibili, con le strumentazioni adatte a prendersi cura delle persone più fragili. Si aggiunge a quelli già esistenti di fisiatria, neuropsichiatria infantile e al servizio che esegue indagini diagnostiche e valutazioni clinico-funzionali globali e specifiche per ogni singola area funzionale. Sono ora operativi anche gli ambulatori di neurologia pediatrica, il servizio di neurofisiopatologia pediatrica, l'ambulatorio multidisciplinare pediatrico e quello oculistico insieme all'odontoiatria. La SIR Safety Conad Perugia comunica la positività al Covid-19 di un proprio atleta riscontrata nell'abituale controllo di routine. Il giocatore sta bene, è asintomatico ed è subito stato messo in isolamento come da protocollo. Tutto il gruppo squadra ha già effettuato il primo giro di tamponi e si trova in isolamento volontario. Domani, sabato 24 ottobre, sarà effettuato il secondo giro di tamponi. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Saccatura depressionaria in transito con piogge e temporali sull'Italia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 24 ottobre. Tempo instabile al mattino sul nord-est, regioni del centro, Campania e Molise con piogge e acquazzoni sparsi. Variabilità asciutta al sud. Al pomeriggio fenomeni lungo l'Adriatico e sulle zone interne del centro-sud, localmente anche intensi. Più asciutto sul nord-ovest e settori tirrenici. In serata è notata residue piogge sul basso versante adriatico, più asciutto altrove ma con nubi basse sulla pianura padana. Temperature minime in calo al nord-ovest e in aumento altrove, massime stabili o in rialzo specie al nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.